commedia, perché siamo in una serata molto impegnata, abbiamo avuto un dibattito, ne avremo un altro alle 22, ma qui abbiamo il clou almeno qualitativo. Quando abbiamo ricevuto il libro dalle edizioni Manni di Marina Mizzavo, abbiamo compreso, pur nei limiti delle nostre attitudini critiche, era un'opera molto interessante e che proseguiva una svolta felice nell'attività della professoressa Mizzavo. Ho visto in un video che gli hanno fatto a Torino, laddove una giovane un po' sguarnita ma di buona volontà le chiede, dice: ma lei pensava di aver scritto un libro importante? Era convinta, era proprio convinta, e la professoressa risponde: beh, mentre l'ho scritto, sì, effettivamente, e sono convinta di saper scrivere, quindi non mi stupisce. Ecco, la domanda era così: non è rimasta stupita quando le hanno detto, insomma, che andava a Torino, che aveva premi e riconoscimenti? Dice: ah, veramente no. Bene, quindi avete capito da questa battuta mia che è con noi Marina Mizzavo, qui va l'applauso in casa dei pensieri. Senz'altro, insomma, iniziare alle 8:30 non è mai semplicissimo, ma insomma dobbiamo farlo. Chiediamo scusa a tutti voi e vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Bene, quindi io chiamo sul palco innanzitutto la nostra ospite. È un palchetto, sembra più da una cattedra scolastica, quindi per una docente va benissimo. Prego, professoressa. E insieme a lei io chiamo altre due docenti, la professoressa Renata Galantolo e la professoressa Maria Patrizia Violi, che credo innanzitutto per alcune ore la sua agendina, che era una specie di Moleskine. Allora Moleskine non c'erano, perché non c'erano più le antiche, non c'erano ancora le nuove, ma era praticamente impossibile chiudere da quanti appunti c'erano, e c'erano grazie a Kelly, Giovanni Giudici, Enzo Siciliano, Laura Betti, insomma abbiamo potuto iniziare la nostra attività a questo livello grazie a lui e nel suo nome. Quando purtroppo dopo qualche anno ci ha lasciato, abbiamo pensato di ricordarle. Quest'anno, insieme alla parte sulla arte, che è molto ricca, abbiamo pensato, ho detto prima, di assegnare questo riconoscimento e questo ricordo a Marina Mizzavo. La motivazione è presto detta, già prima l'ho anticipata: un'attività di docente lunga e di grandissimo onore e rilevanza per il nostro Ateneo, che ha aperto anche campi nuovi, dalla psicologia alla comunicazione, e poi una svolta importante, una maturazione specifica nel campo letterario che oggi segnala Marina Mizzavo fra le scrittrici più interessanti. Quindi una lunga stagione di vita che però conosce primavere anche in quest'età, e quindi è anche un esempio importante, quasi un esempio sociale. Con queste motivazioni va a Marina Mizzavo la targa Paolo Volponi. Credo Lidia Paperini consegnarla all'onorevole Paolo Bolognesi, che procederà a darla a Mizzavo. Questo premio e aver dedicato questa serata. Io adesso le passo il microfono in modo che sia
grazie, e sono veramente commossa, commossa, e anche altre cose, anche perché mi cambio sotto gli occhi il ricordo di Paolo Bocconi, tanto era lì, ed è un ricordo importante, come tanti altri che hanno, preceduto questa sede. Ci vuole un ultimo applauso, diciamo formale, ma sincero, sincero. Davvero Bologna deve molto a Marina Mizzaro, quindi il premio che non vedo dei bolognesi non poteva che essere meglio assegnato. Bene, possiamo adesso iniziare la seconda fase, nella quale deciderete voi, ma insomma Caratolo e Violi possono, oltre che dire la loro opinione, rivolgere il loro pensiero su Se li cerchi non ci sono, Edizioni Manni, solo a me a dire che è una casa editrice che conosciamo da molto tempo, anche se negli ultimi anni forse si era perso qualche rapporto, una parte della famiglia Manni ha vissuto proprio con noi qui a Bologna molti anni, insomma quindi anche per questo è stato felice e infelice incontro. Buonasera a tutti, io sono qua in qualità, credo, forse, allieva di Marina e poi anche collega. Con Marina abbiamo condiviso un interesse che tuttora ci accomuna per l'analisi dell'interazione, l'analisi della conversazione in un ambito che è al confine tra le discipline, tra la sociologia, tra la psicologia, l'antropologia in parte, che è sempre stato caratterizzato in sostanza da uno studio qualitativo di come le persone comunicano. Non ci è mai interessata la quantità, i numeri, ma andare a vedere nel dettaglio quello che succede nelle conversazioni e nelle interazioni, quindi un po' sulle, diciamo, sulle sfumature, no? Di quello che facciamo quando parliamo tra di noi. Per questo motivo, rileggendo in questi giorni il romanzo di Marina, la mia attenzione è stata colta da un tratto che secondo me è molto importante, che non è limitato al fatto che in questo romanzo ci sono tanti personaggi, perché questo è stato detto, è stato ridetto, i personaggi sono tanti, ci vuole un po' di tempo per capire chi sono, quali sono i ruoli, no? A me è sembrato, specialmente nella rilettura che ho fatto adesso, che sia davvero importante questo aspetto di coralità del testo di Marina, ma che questo aspetto di coralità vada ben oltre questa presenza di tanti personaggi. Ha un aspetto di coralità che viene fuori dal modo in cui Marina mette in scena le conversazioni fondamentalmente tra i personaggi. Cioè ci sono continuamente questi stralci di conversazioni che vengono improvvisamente interrotti, poi ci sono degli squarci che si aprono, che cambiano il punto di vista, allora vediamo la conversazione sostituita dal pensiero per esempio di uno dei personaggi, oppure vediamo i cambiamenti di registro, per esempio il romanzo si apre sul funerale del protagonista, in sostanza sulla messa solenne che viene celebrata per il funerale. E noi siamo predisposti ad aspettarci la solennità dell'evento. Questa solennità dell'evento viene subito interrotta dal fatto che il prete che sta celebrando la messa fa l'elenco dei familiari e fa degli errori enormi, cioè sbaglia i nomi, sbaglia i ruoli, sbaglia tutto, perché questa è una famiglia allargata, allargatissima, per cui subito quello che dovrebbe essere un funerale ci viene sottratto e c'è il chierichetto che corregge il prete. E poi ci sono tutti i bisbigli tra le persone, gli sguardi, il convivenza, ma davvero è lui, ma è il figlio, ma non è il figlio, è il nipote, eccetera, eccetera. Per cui c'è subito questo gioco, che è un gioco continuo in tutto il romanzo, di farci credere che la prospettiva è una e poi togliercela subito, sottrarcela, cioè ricreare subito la confusione, che è la confusione che di fatto è. E questo si trova moltissimo anche nel modo in cui Marina mette in scena le conversazioni, cioè non c'è un'attenzione alla sequenzialità, alla pertinenza, si comincia a parlare di qualcosa e si sviluppa il discorso, no, si comincia a parlare di qualcosa e poi ci sono subito le interferenze.
sono sì, io sono qua, sto dicendo questo, però ripensandoci forse non è così. Oppure le interferenze sono gli altri che intervengono dicendo qualcos'altro, ma intervengono a gamba tesa. Cioè c'è questa frammentarietà continua in questo gioco di registri e di interferenze che è assolutamente, assolutamente interessante e sicuramente il frutto di quello che poi per Marina, poi Marina ce ne dirà se è così, è il frutto di quello che è stato il centro del suo interesse anche nel lavoro scientifico e anche nel lavoro che lei ha fatto nell'analizzare i romanzi degli altri, i testi letterari degli altri. È sempre stato un'attenzione a questi aspetti qua. Quindi la cosa secondo me che rende questa coralità è proprio un ritmo della conversazione che è anche un ritmo della scrittura e che è un sottrarci certezze continuamente. Queste certezze ci vengono tolte anche quando proprio ci parla del linguaggio, perché poi guardando, scorrendo il testo, è un testo in cui si parla dell'uso che noi facciamo della lingua, dell'uso che noi facciamo dei linguaggi. E anche lì è un lavoro di sottrazione di certezze. Anche quando noi ci appoggiamo sul già detto, sul proverbio, sulla cosa che, vabbè, detta va sempre bene. C'è un esempio molto carino che è quello di è il destino. Cosa facciamo quando diciamo che è destino? Facciamo tutto e non facciamo niente, perché è una formula vuota valida per tutte le occasioni, sia nel prevedibile che nell'imprevedibile. E poi facciamo un gioco, lì ci mettiamo in scena come coloro che sanno che cosa è destino, in qualche modo è in serbo per noi, quando di fatto questa cosa è assolutamente non vera e priva di certezze. Quindi anche nei momenti in cui Marina parla di più del linguaggio, nel momento in cui mette al nudo il modo superficiale in cui lo utilizziamo, pensando davvero di utilizzarlo come una cosa nostra, ecco, anche lì ci sottrae queste certezze, perché fa vedere gli abusi, perché fa vedere le finte certezze, perché fa vedere il fatto che noi attribuiamo un senso alle cose, ma l'altro, l'interlocutore, lo sottrae perché gli dà assolutamente un'altra interpretazione. Quindi c'è tutta questa, questo lavoro, mi sembra molto importante, Marina, di intertestualità, che sono tutte le forme di testi anche autonomi, non c'è soltanto il personaggio che dice, ma ci sono i testi che arrivano, interferiscono con quello che sta succedendo, no? I testi che ci sono quali sono? Sono i proverbi, ci sono le ricette, ci sono i dialoghi televisivi che subentrano e interferiscono nel momento in cui le persone sono in una stanza e stanno parlando. E in tutto questo gioco, in sostanza, emerge un altro aspetto che per Marina è sempre stato fondamentale, che è il discorso della polifonia, cioè il fatto che noi, quando utilizziamo la parola, non possiamo far altro in qualche modo che tenere conto di tutto quello che è la stratificazione dell'utilizzo di quella parola. E di questo, a meno che non vogliamo fare solo un uso ingenuo e rischiare appunto un abuso linguistico, non possiamo non tenere conto. Il linguaggio entra moltissimo dappertutto in tutte queste forme. Ci sono le scritte sulle lapidi, per esempio, che è un capitolo con le scritte sulle lapidi, i personaggi che si aggirano nel cimitero e le leggono, che è assolutamente, assolutamente divertente. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, che è molto bella, sono le liste che Marina fa. Fa continuamente delle liste di, per esempio, di sinonimi. Come si fa a dire che qualcuno è morto? Qui ho provato a segnare alcune cose. Per esempio, si scompare, si decede, si viene a mancare, si defunge, si va all'altro mondo, si passa a miglior vita, ma mai che qualcuno muoia. Cioè, è morto, è difficile da dire, si usano tutte queste altre forme. Questo è già un tipo di lista con i sinonimi, ma poi fa le liste dei nomi dei piatti, per esempio frittata, omelette, tortilla, per non parlare della bouillabaisse che poi viene chiamata panciugo, che poi viene chiamata broletto e poi viene recuperata la ricetta, e poi la ricetta che io avevo letto va anche la ricetta che McEwan ha utilizzato nello stesso piatto, per cui anche lì c'è una differenza tra alta letteratura, la ricetta quotidiana raccontata e riportata dalla nonna. In un gioco infinito, per esempio gli elenchi dei tipi di
di cibo sono molto ricorrenti, no? I cibi per aperitivo, le patatine, le noccioline, i salatini, le tartine, le pizzette, bocconcini di formaggio, carotine e gambi di sedano dolciati in salse, piccoli piatti con farro, maccheroncini. Questo è uno degli elenchi che Marina fa. Poi c'è l'elenco per esempio dei gusti del gelato, anche quello è abbastanza lungo e nutrito, in cui non si capisce la differenza tra il cioccolato, il cacao, cacao bianco, cremolata, già più buio, eccetera, eccetera. Per cui diciamo, quello che mi è sembrato essere un po' il protagonista è davvero il linguaggio, l'uso della lingua, però con la capacità attraverso la scrittura di rendere questa coralità. E poco importa quanti sono i personaggi, la coralità è resa proprio da queste interferenze testuali continue e da queste conversazioni che sono assolutamente fedeli al modo in cui noi realmente parliamo, che è tutto tranne che rispetto della pertinenza e della conseguenzialità. Ecco, questi sono un po' gli spunti anche più legati al lavoro comune che mi sono sembrati insomma, importanti da sottolineare, non so se poi... Marina vuole aggiungere qualcosa a questo dopo. Grazie, io sono Patrizia Violi e anch'io, anche se in tempi molto più remoti ahimè di quello di Renata, però sono stata allieva di Marina e quindi ho tutto il diritto di essere qui, anche perché oltre che sua lontana ormai allieva nel tempo, sono una sua affezionata lettrice, certo di tutti i suoi saggi e lavori critici, ma anche naturalmente e forse soprattutto come passione e divertimento di tutti i libri precedenti di Marina, che come tutti sappiamo erano racconti brevi, a volte brevissimi. Mi arriva il nuovo libro e io dico, come forse molti di voi, ah ecco, finalmente un romanzo. Finalmente un romanzo, perché era da un po' che lo aspettavamo. Poi Marina aveva sempre detto, ma questo ce lo dirà magari lei, quando si diceva, ah non faresti un romanzo, storgeva sempre un poco il naso, secondo me, diceva, ma la mia dimensione è più quella. E in effetti, anch'io avevo sempre pensato che per gli oggetti di cui ci parlava Marina, che erano questi, diciamo, piccole tragedie del quotidiano, questi sguardi che non si incontrano, queste microcatastrofi che a raccontarle sono davvero minime, ma che acquisivano nella forma e nel modo del racconto di Marina una dimensione epica e tragica. E quindi come si passa da questo sguardo quasi da lente microscopica a una dimensione di romanzo? Siamo in presenza adesso di, con questo libro, di una forma lunga, che però è un romanzo breve, e mi verrebbe da dire felicemente breve, ma capitemi bene, non voglio dire per fortuna che è corto, voglio dire che la forma di una, diciamo di una, la brevità di una forma lunga costringe o dà modo a Marina di un'operazione di sintesi, di una sorta di disciplina di scrittura che peraltro è molto congeniale allo stile di Marina, che c'è sempre stata nei racconti brevi, però nei racconti brevi era quasi naturale, se uno deve costruire una microstoria, un microevento in tre o quattro pagine, è forzato a questa chiusura. Più difficile certamente farlo, come invece riesce a farlo qui, su una dimensione più lunga. Non so se ci avete fatto caso, ma oggi dominano i romanzoni lunghi. È difficilissimo trovare un romanzo di meno di 200 pagine. Ci sono ai grandi, soprattutto gli autori americani, Franz, Wallace, Delille, e trovate questi volumi 600, 700, 1000 pagine. Perfino i gialli non si riesce più a trovare un giallo della dimensione fantastica dei gialli Mondadori, che uno metteva in borsa quando andava a fare un viaggio e non pesavano. Adesso avete questi mallopponi, a volte anche molto noiosi, soprattutto devo dire dei nordici, dei nord europei,
che per arrivare a 500 pagine ovviamente allungano molto tutto, e c'è una sorta di quasi di contrapposizione fra questo discorso che tanti fanno e che è anche vero sulla brevità e la compulsione dei tempi brevi della comunicazione oggi e i 100 caratteri di Twitter e gli SMS e i post su Facebook e questa sorta di dilatazione che mi pare attraversare tutta la letteratura oggi, sia quella alta che quella bassa. Ovviamente ci sono eccezioni, ma insomma è dominante questa forma lunga che sembrerebbe riportare a quelle esperienze di letture dilatate che credo quasi tutti noi abbiamo avuto nell'adolescenza, quando si leggeva Guerra e Pace, Anna Karenina. In realtà ci sono delle grosse differenze, perché c'è una densità narrativa del tutto diversa, perché appunto a volte questi lunghi romanzi poi non hanno queste storie complesse e si dilatano, e questo è un punto che, su cui secondo me vale la pena ritornare anche con Marina, su questo minimalismo che c'è anche nei romanzi lunghi e che nel romanzo di Marina, che è una forma lunga ma breve, sembra invece essere abbastanza ritrasformato. Però la differenza della taglia, che è forse la prima cosa che colpisce, anche perché c'è un intreccio, come diceva Renate giustamente, molto, molto complesso nelle articolazioni dei tanti personaggi che abitano questo romanzo, con una storia centrale certo, ma che ha mille diramazioni e complesse interazioni fra loro. Dimensione della taglia, però la differenza della taglia rispetto ai racconti precedenti è solo uno degli elementi. Quello, a mio avviso, forse più rilevante è quello tematico, che è curioso perché da un lato è diverso, dall'altro è in continuità. A me sembra che sia diverso nel senso che parte subito focalizzando su una tragedia vera. Comincia a un funerale, come diceva Renato. Forse aspetta un secondo. Catastrofe anche un po' ridicole che erano spesso al centro dei romanzi, dei racconti di Marina. Siamo in competizione. C'erano anche alcuni racconti brevi che ruotavano attorno alla morte e alla perdita, e questo è vero, però con una differenza che me ne ricordo uno molto bello, in cui la morte era già avvenuta, in realtà il foco della narrazione era su ciò che succedeva ai sopravvissuti. Anche qui apparentemente il focus è ciò che succede ai sopravvissuti, anche perché al povero Leonardo che è morto ormai non succede più niente, però non è vero, perché la morte e il morto non è solo il punto di partenza di questo romanzo, ma è il punto di focalizzazione. Cioè Leonardo continua a essere presente perché è Leonardo che ci parla dei libri, e ci parla nella forma di queste lettere che lui ha lasciato sul computer e che ha indirizzato ognuna a uno dei personaggi che erano al funerale, che hanno costruito la storia della sua vita. Quindi non è solo lo spunto questa morte, è il punto di osservazione attraverso cui si va a rileggere la vita di tutti, proprio perché il suo sguardo è uno sguardo molto attento a tutti, è uno sguardo che ci parla dei vivi in continuazione, uno sguardo un po' critico, un po' affettuoso, un po' ironico, un po' partecipe, che riesce sempre comunque a interrogare i vivi, porsi come una parola viva in quella dei vivi, anticipandoli, commentandoli, realizzando poi i commenti che loro faranno e che lui già conosce perché li conosce benissimo. E quindi riesce a riflettere su tutti gli aspetti contraddittori di queste complesse relazioni che lui ha intrattenuto da vivo e che attraverso il suo racconto continuano a esserci proprio attraverso questo sguardo che è quasi in qualche momento come se ne sapesse di più dei personaggi stessi. È come se pur da morto continuasse non solo a essere vivo, ma a essere personaggio, anzi in qualche modo motore della storia stessa. I personaggi sono tanti,
come diceva giustamente Renate, anzi all'inizio, non so se è un effetto solo mio, ma è stato quasi per fare uno schemino delle relazioni. Questo signore c'aveva le sorelle, c'aveva due o tre mogli, c'aveva le amiche, c'aveva questi che non si capisce bene come sono, i nipoti. Quindi c'è proprio nell'impianto quella polifonia di cui ci ha già detto benissimo Renata, quindi non mi soffermo, e c'è questa diffusa intertestualità, perché si citano altri testi, ma c'è una intertestualità anche interna con i racconti stessi di Marina, perché è vero che c'è questo spostamento sul tragico, però questo spostamento poi ritorna continuamente a realizzare questa tragicità del quotidiano, che è la limite per chi si prende i libri, la competizione tra le ex mogli, la piccoli dispettini, e la voglia di scappare dal funerale e di andare al bar a prendere l'aperitivo, salvo poi litigare un po' sull'aperitivo, come i lettori di Marina ben sanno che si fa, eccetera. Quindi c'è questo continuo spostamento fra un livello tragico che però viene continuamente come decostruito dall'interno, come se questa opposizione fra la grande tragedia della vita, che è la sua fine, e le piccole non tragedie ma conflitti, contrasti della quotidianità, in realtà non fossero poi così diverse, si volessero un po' tutte in un'integrazione, in un dialogo fra loro, in cui Marina spesso allude anche a se stessa, ad altri racconti, cioè non saprei dire quali, però leggendolo dicevo, ma questo mi ricorda qualcosa delle cose di Marina. Personaggi sono tanti, e fra tutti però ce n'è uno molto particolare che a me ha preso molto e credo che piaccia anche a Marina, e magari poi glielo chiediamo, che è quello di questo personaggio molto centrale e molto marginale, che è la narratrice. Narratrice di cui non si sa nulla, anche perché narra in prima persona, quindi mentre la narratrice ci racconta le varie relazioni di amore, di amicizia, di parentela fra gli altri, di sé non dice nulla. Quindi è centrale perché è la narratrice, quindi è il punto, diciamo, è la voce narrante, quindi è in un certo senso il centro strutturale, però è marginale, non ne sappiamo nulla, e c'è una specie, secondo me, di gioco doppio, perché i narratori qui è come se fossero due dal punto di vista, diciamo, strutturale, è lei, però c'è anche lui Leonardo, lui il morto, che ha una funzione anche di organizzazione testuale attraverso queste lettere, perché ogni lettera è come se aprisse una finestra e un capitolo su un pezzo di relazione, un pezzo di vita di personaggio. E questi due narratori, uno implicito che si manifesta solo in queste lettere dall'aldilà, potremmo ben dire, e l'altra che raccoglie e mette in fila tutti i pezzi, hanno testualmente una sorta di complicità fra loro, che poi alla fine capiremo meglio che cos'è. E lo capiamo solo alla fine chi è questa misteriosa figura, che non è una moglie, chiaramente non è un amante, perché non pare esserlo, però non si capisce bene. E la risposta è proprio nelle ultime pagine, e io non la racconto, se qualcuno di voi non avesse ancora bravissimamente letto il romanzo di Marina, per chi l'ha letto lo sa già, per chi non l'ha letto non lo racconto e vi invito a leggerlo. E ho trovato molto poetico e bello il modo in cui Marina è riuscita a concludere lo svelamento, in qualche modo, di questa voce narrante, che doveva essere svelata, perché sennò chi è che ci racconta tutto, nello stesso tempo lasciandola su uno sfondo di non detto, di implicito, di sfumato. Poi vorrei concludere con un'ultima cosa. I racconti di Marina e anche questo romanzo sono, come diceva anche Renate e condivido naturalmente, sono soprattutto i racconti di interazioni, di interrogazioni sull'azione tra i personaggi, quindi sulla interazione, e questo tante volte si è detto è la controparte narrativa di tutto il lavoro accademico che Marina ha fatto sull'interazione. Tutto vero, però
ci sono anche qua e là, non molto frequenti, delle descrizioni. Descrizioni che hanno, come sempre, in genere le descrizioni hanno una funzione importante, una funzione anche narrativa, che però non si capisce subito. E vorrei concludere leggendovi un piccolo paragrafetto di una descrizione che a me è piaciuta molto, che è la descrizione di un tramonto, che si trova nelle prime pagine del libro, e che è una descrizione raccontata, parlata in prima persona da questa narratrice. E il tramonto, si sa, un momento particolare del giorno, il tramonto è la storia di una fine del giorno, che da un lato chiude qualcosa, dall'altro però è un momento sempre un po' di penombra, no? Letteralmente, ma anche, vorrei dire, narrativamente, che ci lascia come con qualcosa in sospeso. Questo tramonto è un ricordo di una narratrice, e è un ricordo di una fine che però lei mette all'inizio, e alla fine del romanzo si capisce meglio questa descrizione, che forse è l'unica così accurata, breve ma accuratissima. La descrizione dei tramonti ha una storia illustre, c'è una famosissima pagina di Lévi-Strauss, I Tristi Tropici, che è un tramonto che è stato molto studiato perché hanno appunto questa funzione strana, anche molto simbolica e molto sintetica. In effetti questa brevissima, mezza pagina neanche, descrizione mi sembra proprio una di quelle rare pagine in cui si realizza un po' una sintesi felice, in cui tante cose di un testo e tanti significati di un testo sembrano racchiudersi proprio in una sola immagine. C'è il legame, c'è il senso della fine, ovviamente, che è ovviamente legato a ciò che è appena successo, che è un funerale, quindi una morte. C'è il legame fra qualcosa che avrebbe potuto essere e non è stato, e questo lo si capisce solo poi nelle ultime pagine. E questo però si intuisce che c'è stata un'incompiutezza che però continua a vivere nel ricordo e nella memoria, e se avete un attimo di pazienza ve lo vorrei leggere, però mi devo mettere. È la narratrice che parla e dice: quello che avrei voluto dire io, ti ricordi al Porto Canale? Ti avevo fatto scoprire la magia del sole che tramonta nel mare Adriatico. Erano gli ultimi giorni d'estate. Il disco, già rosso, fa finta di calare dietro la montagna. Invece resta grande e intero, salvo un pezzettino coperto dalla costa ripida e scivola giù per il pendio. Ruzzola, diventa anche più grande, quasi completo, in prossimità di un leggero avvallamento. Arriva fino in fondo alla discesa e lì si libera dalla montagna e, recuperato il suo pezzettino nascosto, si abbandona giù, perdendo un po' la sua perfetta sfericità, per collassare come un uovo che si adagia piano sul piatto e scompare lentamente nel mare, diffondendo un rosso violento ornato da brevi nuvole che sbavano il cielo intorno. Il cielo adesso, a sinistra, è rosa, qualche straccio di rosso ancora. Davanti il rosa sfuma nel viola. A destra il viola si sta trasformando in grigio. Quando il sole è affondato in mare, ti ho stretto la mano, così leggermente, un gesto come casuale, che forse non te ne sei neanche accorto. All'attrice io ho una domanda a cui puoi anche non rispondere se vuoi, che era per sdrammatizzare di tipo più tecnico scrittorio, cioè in che modo hai modificato oppure no la tua modalità di scrittura, il tuo modo di costruire e pensare ai personaggi e alla storia in una dimensione più lunga. Hai trasformato oppure no la costruzione dei personaggi, l'intreccio, il modo in cui tu normalmente operavi sulla lingua e sulla narrativa? Non so se forse ti rispondo indirettamente, perché il fatto che avete detto
tante cose, così belle, così suggestive, così stimolanti per me, che io davvero non so da quale cominciare. Allora comincio dall'ultima rimasta, l'unica cosa toccata, cioè quella della narratrice. La narratrice che è quella che dice io, insomma, io devo dare un narrante dall'inizio, ma poi retrospettivamente fino al ricordo della sua primissima giovinezza. E questo personaggio di Leonard, questa voce che non appartiene ai personaggi, mi è servita per concedermi alcuni commenti sulle parole che non sono nel racconto, e che questa però persona che c'è in qualche modo nella storia fa un commento. Però devo dire che via via che la usavo in questo modo mi ci sono un po' affezionata a questo personaggio, tanto che la fine che poi sarebbe il ricordo dell'inizio, che è la fine, che raccoglie un ricordo tra lei e questo uomo, questo suo ex professore di cui che ha sempre amato, e non vorrei svelare, ma insomma si spiega poi a un certo punto, che ha sempre amato, che non solo lui non ha mai corrisposto, ma non se ne è mai neanche accorto, insomma, e non ha proprio visto. Ecco, e questo io l'ho trovato, dopo che l'ho scritto, mi ci sono quasi commossa, mi è piaciuta. Va bene, questo però non voglio...